parte delle proprie esperienze che ha passato, non è stato il suo primo impatto, quali problemi o comunque difficoltà incontrati, e se in base a questo intravede possibilità di miglioramento, se sì, in che modo. E vabbè, difficoltà personale ho già accennato, difficoltà, un'altra difficoltà è il rapporto, diciamo, con il sussurralismo, è difficile. Ed è appunto, come accennavo prima, l'unica speranza di cambiamento allo stesso tempo. Lo vedo, è una difficoltà diffusa, nel senso che anche i miei colleghi, no, che fanno affiancamento, non so, alle autorità per i sistemi, per tutto riguardo i programmi sanitari, è la stessa cosa. Cioè il fatto di interagire con persone che hanno, sì, diciamo, mentalità e parametri completamente diversi, e però intuire che e fa venire, cioè adesso sono molto nervoso, ok? Perché dici, com'è possibile che non capisci, com'è possibile che non ci arrivi, o che non fai come ti dico io, per, no, come ti dico io, come ti suggerisco io, perché no, non ti fidi. Quindi questo è molto faticoso, però tutto passa di lì. La potrei portare, sì, insomma, episodi, esempi, ma sì, è molto faticoso. Soprattutto con le autorità, quelle che noi chiamiamo autorità locali, no? La nostra controparte a livello istituzionale, no? Quindi noi abbiamo il Dipartimento o il Ministero dell'Educazione, con cui costantemente, no, dobbiamo interagire, perché non è un'opera indipendente, ok? ARSI ha un rapporto, deve avere un rapporto preferenziale con quelli che sono i responsabili dell'educazione sul SUDA, che non sono chi sono in ultimo, sì, i professori, gli insegnanti, ma sono chi gestisce, no, il sistema scolastico, chi fa i programmi, chi fa una politica.